tu quando vuoi. Beh, io quando mi hanno chiesto Marco Spagnoli, il regista dell'operazione di questo ritratto, mi ha chiesto di fare riprese perché raccontassi la mia lunga avventura nel cinema, sono 62 anni dall'esordio con Lizzani in Actum Banditi, girato a Genova 1950, ti rendi conto? Allora, io ho avuto un attimo di imbarazzo, perché ma cosa racconto, che cosa dico? E così tanti episodi, così tanti momenti di gioia, di amarezze, di lotte, di battaglie, a fianco anche dei grandi registi che ho avuto la fortuna di lavorare, da Lizzani a Pontecorvo, a Petri, a Maselli, persone che ho amato, poi in un mondo che quando l'ho incontrato per la prima volta mi ero assolutamente affascinato, quando ho incontrato De Santi, Molicelli, Scola, quando ho incontrato Fellini, non credevo che fosse vero, venivo da Genova e vivevo questa meravigliosa avventura. È stata anche momenti molto duri, molto faticosi, però eccoci qua. Allora lui mi ha detto che volevo raccontare momenti di questo eccoci qua, e appunto 4 volte 20 anni si fa presto a fare i conti, anche un po' di spiccioli perché sono un pochettino di più. Siamo ancora qua a combattere, a sperare veramente che il cinema ritrovi di nuovo una marcia in più, anche dovuta alle carenze, alle ristrettezze economiche sempre più drammatiche, e soprattutto al fatto che chiudono i cinema, al fatto che i film vengano fregati e non li pagano, li rubano. Ogni tanto trovo uno, dice, ho visto un tuo film, ma sì, dove l'hai visto? Che cinema? No, al cinema, l'ho visto, e dammene uno. Perché mi hai fregato? No, a modo di dire, non me l'ha dato, però è, insomma, da un po' di amarezza, perché il cinema serve per vivere insieme l'avventura, per ridere insieme, commuoversi insieme, uscire discutendone. Come si fa a stare davanti ad una schermino in casa? È bello il cinema, quando è grande è di tutti, in mezzo alla gente, che magari è vicino uno che si commuove, oppure un altro che non ha capito, l'altro che glielo spiega, è bello. Allora viviamolo bene questo cinema. Io lo ricordo bello e voglio che rimanga bello per i miei amici giovani registi, che sono tanti e bravi. Grazie. Ciao a te, caro.